Il bullo può essere a scuola, per strada, in palestra e anche sul cellulare. È proprio vero, il bullo è dovunque, anche a casa, tramite il cellulare. Perciò si parla anche di cyberbullismo. Voi non potete capire come una vittima di bullismo si sente. Non riuscivo a parlare con i miei genitori, non riuscivo a mangiare, non avevo più amiche. La mia vita sembrava quasi finita. Ma quali massaggi? Io non ho nessuna esperienza di massaggi. Sì, ma non preoccuparti, vedrai che piacerai ai nostri clienti, quindi non ti preoccupare dell'esperienza. Ma non se ne parla proprio, ma Beatrice, ma tu cosa ci fai qua? Mi ha invitato Carmela e sono venuta qua. Ma chi Carmela, la mia amica? Sì, sì. Ho bisogno di chiarire molte cose, veramente. No, io veramente non la conosco. Immagino che si stia sbagliando con qualcun altro, quindi non ho nulla da dirle. E io posso fidarmi di te? Ecco, e io sono anche lì. Cioè, cos'è lo spazio? Che cos'è il tempo? Tu lo sai? Spiegamelo, perché io non lo so. Ma è il concetto che non c'è, cioè è il punto di vista che cambia, ma non te ne rendi conto? Basta! Questo va nelle paperissime. Mi dispiace molto, è da tanto tempo che non la vediamo. Dai, Isabel! Guarda Giulia, è stato un vero piacere oggi essere qui, conoscervi, e devo dire che Laura è proprio una brava ragazza. Speriamo veramente di avere altre occasioni per stare insieme. Non ci sto! Caspita, per lei l'ordine è molto importante. Ma è importante quello che sa. E poi adesso magari dice: mamma, vogliamo prendere qualcosa al bar? Il bar, e tu dici va bene. Perché? No, perché a 5 alle